Benvenuti ad un sabato non qualunque, anche perché oggi siamo a Modena. Come vedete alle mie spalle una cartina geografica, ma la cosa più bella è che oggi qui ci sarà la notte bianca e quindi andremo a vedere quello che succede in centro. Proprio nel pieno centro della via Emilia, a questo punto si sta scaldando Modena, perché questa sera, da adesso in poi, inizia la notte bianca. Sempre un momento spettacolare per la città, per tutta la città, musei, negozi, anche per solo quelli che vogliono venire in centro e vivere il centro, anche perché ormai siamo abituati a passarci ma a viverlo poco. È un evento che vuole affrontato con estrema serenità, con estrema gioia, e devo dire la verità, sarebbe bello farlo più di una volta l'anno, onestamente. Continuando il giro a Modena, e infatti sono qui con un mio grande amico, vorrei fare una domanda anche a lui, voglio sapere quello che pensa di queste notti bianche. Sentiamo direttamente da lui. Grande evento, ce ne fosse più spesso di questi eventi qua, risaltano la nostra città, si muove tutto, diventa bellissimo, gente che gira, tutti sorridenti, è quello, i commercianti infatti, lavorano. Infatti è proprio quello che stavo guardando. Stiamo adesso diventando in giro la pari degli altri paesi, ciò che lo facciamo una volta all'anno. Infatti ci vorrebbe di più, possibilmente. In altri posti, tutte le sere così. Luchino, ti ringrazio. Baracca e burattini. L'atmosfera è bellissima. Oggi pomeriggio diciamo che siamo verso l'inizio. Qui ci saranno tutti i vari punti vendita di libri e di fumettistica in generale. Quindi si continua. Cosa è essenziale? Ci vorrebbero più notti bianche, più gente così, come avete visto, insomma, si sta bene, vuol dire che questa cosa funziona e quindi mi piacerebbe vederne molto di più. State con noi. Penso che sia riduttivo farne una sola all'anno. La farei molte più volte, per me è assolutamente un sì. Dovrebbero 365 perché io amo la movida e si trasforma a Modena, è camaleontica, è bellissima. Una manifestazione bellissima per la città, per tutti. E noi esercenti, insomma, in queste serate diamo il massimo con vari eventi, soprattutto io in questo caso faccio un evento particolare. Quindi fondamentalmente è questo, creiamo qualcosa, un intrattenimento carino, diamo da bere, diamo dei cocktail, diamo da mangiare. Fondo lì suonava il DJ, già adesso a palla. Ci abbiamo un gruppo che suonerà tra poco, non è finita. E lì ce ne sono degli altri, il casino che ci verrà dopo è immane. Questo è un'altra viuzza, un vicolo, si chiama Vicolo Forri, molto interessante.
c'è un bar storico, e qui davanti a me c'è il mercato Ghinelli, adesso andremo a vedere, ma comunque come vi dicevo siamo ancora così, si sta scaldando Modena, quindi tra poco, tra qualche ora qui sarà un delirio. Questo era l'Albinelli, si continua, ci vediamo più tardi. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. Arrivati alla fine, finisce qui, vi ringrazio per essere stati con me, spero che vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate un like, commentate e soprattutto